Amici di Sedano Sport 24, buonasera, un altro appuntamento con il nostro consueto hashtag a casa con Sedano Sport 24, miei compagni di viaggio, l'avvocato Lucio Orlando. Ciao Lucio, buonasera. Ciao, buonasera Francesco, buonasera Luigi, un saluto a tutti i nostri spettatori, chiamiamoli E così. Luigi Lodato. Ciao Gigi, buonasera. Ciao Francesco, buonasera a te, buonasera a Lucio e a tutti i nostri amici all'ascolto. Lucio, allora prima cuffie spente, parlavamo insomma di un nuovo aggiornamento che ovviamente chi come te competente in materia ci può dare. Allora, in realtà ieri il primo aggiornamento l'ha dato Gaetano De Martino, a cui voglio fare un complimento perché è stato preciso quasi come i miei colleghi, nel aggiornare i nostri lettori riguardo l'ultima ordinanza della Protezione Civile, nella quale lo sport all'aria aperta ormai si potrà fare solo tassativamente da soli e rimanendo nelle vicinanze di casa. E comunque non è consentito svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto. Quindi in questo momento sono stati chiusi i parchi, sono stati chiusi i luoghi pubblici, i posti in cui queste persone che volevano continuare a fare sport potevano trovare terreno fertile e quindi in questa maniera si è limitato anche questa tipologia di accesso all'aria aperta. Ovviamente la situazione sta sicuramente diventando sempre più restrittiva. Le nostre libertà sono messe a dura prova, in primis queste qui legate allo sport all'aria aperta. Alleniamoci a casa. Oggi ho fatto la sigaretta, sono stato fortunato, ho trovato una sigaretta nel garage e l'ho Quella rimessa vintage. in sesto, esatto, quella vintage, però è funzionale. Quindi alleniamoci, ho fatto un po' di addominali. Cioè, ragazzi, bisogna reinventarsi. L'altro aspetto che invece ci interessa tanto, specialmente per quelle che sono le società sportive, le associazioni sportive che ci seguono e che noi stiamo seguendo in questi ultimi mesi con una maniera più appassionata, perché Salerno Sport 24 è un portale che segue la Salernitana, ma sta cercando di aprire le porte alla lettura dello sport Salernitana a 360 gradi. E quindi abbiamo cercato di fare un lavoro per facilitare la comprensione per queste associazioni e le società delle misure che sono rivolte prettamente a loro dal decreto Cura Italia, che ha toccato principalmente gli aspetti economici di questa crisi. In particolare, mo qui sarò un po' tecnico nel discorso. Decreto Cura Italia che poi invitiamo anche i nostri amici a scaricare, no? È un tuo lavoro, Sì, un'elaborazione. oggi abbiamo messo online le slide del decreto Cura Italia. Spero di aver fatto un servizio utile, un modo per facilitare la comprensione a tutti quanti. E, tornando alle associazioni sportive, la prima cosa fondamentale è che possono rientrare nella cassa integrazione Covid. Non era pensabile che in un momento normale le società sportive potessero utilizzare la cassa integrazione per questioni dimensionali e di fatturato, invece in questo momento è stata aperta anche a loro. Poi importante è l'indennità dei 600 euro che è stata rivolta a tutti coloro che hanno partite IVA e i collaboratori delle associazioni sportive e delle società sportive, anche con una semplice lettera di incarico e rimborso spesa. E anche per loro sarà prevista la misura dei 600 euro. Il problema lì sarà quanti potranno poi effettivamente beneficiare di questa misura, perché si parla di un tetto di spesa e probabilmente di un click day. Speriamo che questa ipotesi venga scongiurata e che tutti potranno essere accontentati. Poi è prevista la possibilità per coloro che hanno dei figli minori di 12 anni di avere un congedo parentale sul 50% dell'orario e poi anche eventualmente il voucher babysitter. Poi sono sospesi i versamenti fiscali, i versamenti previdenziali e c'è la sospensione di canoni di locazione che le società sportive dovrebbero pagare agli enti pubblici. E non solo, vi è anche la previsione di un credito d'imposta fino a 20.000 euro per le somme sborsate per la sanificazione delle strutture. Quindi una società che va a sanificare la palestra, che ha sanificato la palestra, potrà usufruire per quella somma di un credito d'imposta fino al 50%.
Infine poi c'è una norma che tocca tutte le società, le associazioni e quant'altro, una norma che semplifica tutte le assemblee, quindi l'assemblea dei soci nel caso delle associazioni o l'assemblea CDA nel caso delle società sportive SPA. Comunque tutte le assemblee che decidono all'interno delle società o delle associazioni sportive potranno essere spostate dalla loro normale data del 30 aprile e in più potranno essere svolte in maniera telematica, anzi è favorita l'utilizzo della smart working, per dirlo così, lavoro agile, così come è stato ribattezzato dal decreto Cura Italia. E quindi niente, spero di essere stato esaustivo. Se i nostri lettori, i nostri spettatori hanno dei dubbi, possono contattarci attraverso la redazione o attraverso la mia pagina personale. Perfetto, Lucio, esaustivo come sempre. Luigi, ti chiedo invece aggiornamenti, ti faccio due domande. Il primo, la prima domanda è quella che per quanto riguarda la seconda vittima di questo maledetto Covid-19 nel mondo del calcio, ovvero l'ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, e poi insomma se ci puoi fare un po' di aggiornamenti per quanto riguarda questa emergenza nello sport, nel calcio, insomma. Sì, certo. Allora, come accennato tu poco fa, ieri sera ci è arrivata la notizia della morte di Lorenzo Sanz, che è stato presidente del Real Madrid tra il 95 e il 2000 e verrà ricordato in casa Blan dei Blancos per aver riportato la Champions a Madrid dopo 32 anni di attesa. Appunto, Sanz aveva 76 anni ed era stato ricoverato nei giorni precedenti per una polmonite, per un'influenza. Gli accertamenti, scusate, hanno poi verificato e appurato la presenza di Covid-19 che in pochi giorni gli è stata fatale. Quest'oggi, inoltre, ci arriva sempre per quanto riguarda decessi a causa del coronavirus, la notizia della scomparsa dell'ex presidente della Pergolettese Andrea Micheli, Giovanissimo, e tra l'altro. purtroppo sì, 37 anni, e purtroppo stanno arrivando anche notizie di tanti altri contagi. Però, come ieri sera abbiamo dato la notizia della positività di Paolo e Daniel Maldini del Milan, e di pochi minuti fa la notizia della loro dimissione, diciamo, dalla quarantena, in quanto risultano completamente guariti e non più contagiosi. Quindi purtroppo il negativo c'è ancora e si vedrà, però è bene parlare delle notizie positive perché il barlume di speranza deve sempre esserci. Ci sono stati anche, Luigi, episodi di solidarietà, no? Non ultimo, Tantissimi episodi, sì. Ighita, ma soprattutto il nostro Mikai. Sì, allora Mikai ieri si è reso protagonista di un gesto da numero uno vero, nonostante tiro alle spalle lui porti il 12. Infatti, tramite i propri profili social ha postato i versamenti fatti alle regioni Lombardia, Puglia e Campania. Lombardia perché lui è originario di Mantova, Puglia perché ha passato In 4 Bari. anni a Bari e Campania perché attualmente, come ben sappiamo, difende i pali della Salernitana. Gesto nobile e da ammirare anche perché lui ha postato i bollettini ma senza la cifra. Quindi, visto che adesso si sta parlando tanto di chi dona di più, si fa una gara paradossale, lui ha detto: io ho fatto il mio, questo è l'importante. E Ighita, che hai accennato tu, ieri si è reso protagonista sui social, dopo essersi reso protagonista tantissimi anni tra i pali, postando appunto una sua uscita a vuoto durante i mondiali d'Italia 90 contro il Camerun, e ha detto: mi raccomando, non uscite, state a casa. Accoppiato Ricollegandoci a Mikai? Mikai, Esatto. lui stesso alcuni giorni fa ha posto il suo video Non fate dell'uscita a come contro vuoto. il Benevento, praticamente. Esattamente, clamorosa contro il Benevento, Esatto. e disse: non uscite, non fate come E i fratelli Fusco? me. I fratelli Fusco, ecco, questa mattina loro hanno Salutiamo dato il via ad anche una Enzo e raccolta. Luca, che ci seguono Sì, sempre. Un saluto. sì. Loro ci hanno
ci hanno informato, noi abbiamo anche raccolto la loro iniziativa, appunto una raccolta fondi a favore dell'Ordine dei Medici. Quindi Di è Salerno. sempre bene, Ordine dei Medici di Salerno, sì, giusto. Quindi un'altra ottima notizia, vorrei ricollegarmi a quello detto poco prima, c'è tanto di brutto di cui potete parlare, però il barlume di speranza, il bello, merita sempre un qualcosa in più. Lucio, Francesco, ti posso rubare io dimmi, dimmi il tutto. ruolo di presentatore e ti faccio una domanda? Assolutamente. So che sei sempre preparatissimo sulle governance del calcio. Cosa si dice in alto? Allora, in alto praticamente la Lega Serie B ha mostrato ottimismo verso una futura permanenza insomma, nei propri ruoli per quanto riguarda Mauro Balata. Per quanto riguarda invece gli sport, le Olimpiadi rinviate non sono ancora ufficiali. È notizia degli ultimi minuti che praticamente la BBC, la famosissima emittente inglese, ha detto che praticamente bisogna attendere ancora 4 settimane per decretare, insomma, l'eventuale Dentro esatto, l'eventuale dentro fuori, insomma, della disputa delle Olimpiadi a Tokyo. Per quanto riguarda invece la Spagna, è la prima nazione per quanto riguarda il calcio ad avere contagiati e deceduti. Questo Covid si sta spostando anche a macchia d'olio in America e gli USA sono diventati il terzo paese al mondo per casi positivi. Insomma, e tutto è stato rigettato anche nello sport. Come dicevo poc'anzi nella diretta che ho fatto tramite l'ospitata sulla pagina di Dante Santoro, gli USA sono famosi, insomma, per aver lanciato sport per quanto riguarda sport da combattimento, quindi sport di contatto, quale l'UFC, il wrestling con la WWE e tanti altri, tipo la Box Underground all'MGM. Ebbene, tutti questi eventi non solo rimarranno da cartello, come per esempio WrestleMania in programma fra 3 settimane, il grande MGM di Box, il grande evento della UFC, ma saranno a porte chiuse. Una notizia che ha fatto addirittura sorridere tante persone, perché è paradossale che uno sport di contatto come questi tre, insomma, venga non solo fatto, però venga fatto a porte chiuse. Vabbè, stanno facendo l'errore che hanno fatto In in Italia. Italia e possiamo anche, diciamo, ipotizzare ormai, come hanno fatto anche scienziati, non noi, che la partita Atalanta-Valencia a È stato Milano il sia stata fulcro. una detonatore. Assolutamente sì. Lucio, ti volevo fare una domanda, tra virgolette, permettimi il termine legale, perché circa una mezz'oretta fa si è verificato il primo licenziamento per perdite, causa stop campionato, quindi Ma dove? emergenza coronavirus, in Belgio. La società dell'Anderlecht ha licenziato il vice allenatore Zetterberg e questa decisione si pensa che possa scatenare, insomma, una serie di domino per tutte le altre società sportive, insomma, e calcistiche. Mentre di tutt'altro avviso ha fatto il Barcellona, che ha praticamente detratto 3 settimane di stipendio a tutti i suoi tesserati. Secondo te, questa emergenza sarà significativa anche per le finanze dello sport, del calcio e dei vari club? Vabbè, gli sport delle finanze dei vari club sicuramente, però in questo momento io ti posso parlare dell'Italia perché poi la legge ti rendi conto che è territoriale, quindi non posso ipotizzare come funziona anche negli altri posti, ma in realtà il Belgio è molto lontano dal nostro sistema, la Spagna più o meno, ma comunque con le differenze. In Italia cosa si può fare adesso? Nel decreto Cura Italia c'è il divieto assoluto di effettuare licenziamenti per motivi oggettivi, ossia le perdite, l'esempio che hai fatto tu. Quindi potranno essere licenziati solo per giusta causa, addebitabile al dipendente, che faccio un esempio, non si presenta al lavoro nelle attività che sono, diciamo, consentite ancora. Invece, se il dipendente offre la sua prestazione, ma il datore di lavoro decide di licenziarlo perché sta avendo delle perdite, in questo momento non lo può fare per legge, per il decreto Cura Italia, può metterlo in cassa integrazione, che è aperta un po' a tutta la platea dei dipendenti, anche quelli delle società sportive, come ti dicevo prima. Detrarre lo stipendio
è sicuramente un abuso, ne faranno sicuramente ricorso della Barcellona, magari anche in Spagna però arriverà una normativa di emergenza economica che permetterà alle società di mettere questi sportivi in cassa integrazione. Però attualmente le società italiane non possono diciamo, mettere i propri calciatori, quelle professionistiche intendo, per farci esempio la Serie A e quant'altro, perché le attività sono ancora, non sono consentite, ma sono ancora consentiti gli allenamenti per i professionisti. Quindi loro in teoria possono portare loro avanti l'attività in questa maniera per poi ricominciare il campionato. Quindi è molto dubbio la possibilità che le società possano poi fare ricorso alla cassa integrazione Covid. Quindi la situazione sarà sicuramente pesante per le società che già non avevano grossi flussi e anche per quelle che magari sono quotate in borsa, sono forti e quant'altro, perché poi ovviamente si lavora anche tanto di cash flow, di vendite, di eventi. Quindi poi sarà, però penso che lì dovranno intervenire gli organi di politica sportiva, quindi FIGC, UEFA, FIFA, CONI e quant'altro, piuttosto che i governi che sono impegnati in quelle che sono le attività veramente che devono subito ricominciare dopo questa crisi, non certo lo sport, è brutto dirlo, ma è così. Luigi, passiamo invece a una nota Sì. positiva, una nota abbastanza divertente perché i colleghi di Veneta Serie B e di Troll Serie B hanno lanciato la Quarambi Cup. Ci sono anche un Sì. Granata e due ex Granata a parteciparvi. Ci sono un Granata e due ex, hai detto benissimo. E tra l'altro, quest'oggi sono stati sorteggiati i Ma gironi dei che 32esimi di finale. cos'è? Questa qua, Io sono sì, un ci vecchio, non arriviamo, le ci so ste arriviamo. cose. Questa Quarambi Cup è una è una coppa virtuale che verrà giocata tramite FIFA 20, videogioco famosissimo, da 32 giocatori della Serie B. Ah, tipo un Come mondiale. detto da Francesco, ci saranno esattamente. Come detto prima da Francesco, ci saranno un giocatore della Salernitana, Kin, e due ex, ossia Molinaro attualmente al Venezia e Di Gennaro attualmente alla Juve Stabia. Vince Di Gennaro, non Allora, giocava ho mai, sai qui quando proprio davanti PlayStation 2 si a me, ho eliminato dal faceva? computer il calendario. Però posso già accennarvi che se Keane dovesse vincere la sua prima partita dei 32esimi, andrebbe ad affrontare nei 16esimi di finale. Vai Quindi, Kine, a darà. non ho capito? Forza Kine, ha Kine. detto Lucio. Forza Derby, Kino. derby. Sì. Gigi, invece, Derby. dal calcio al judo, perché anche la nostra amica e seguitissima società Il Rio, insomma, ha congelato tutti i suoi eventi, gli allenamenti e quant'altro. E poi ti Sì, ho volevo fare una domanda che sentito il maestro salernitano. Sì. che sicuramente farà sorridere un po' tante persone. Insomma, abbiamo rivisto a mezzo social un Perticone leader, no? Che faceva un discorso su Instagram. Sì, un discorso da capitano. Allora, per quanto riguarda il Rio, la società di judo del comune di Angri, ho sentito proprio in questi giorni il maestro Domenico Salernitano e loro hanno dovuto fermare tutto, hanno dovuto fermare tutto già dall'inizio di marzo, quindi sono lontani dal tatami da un paio di settimane abbondanti, 3 settimane. e sono un po' rammaricati perché avrebbero dovuto ospitare la tappa nazionale di qualificazione campionati nazionali per gli atleti di categoria Under 15, quindi al momento sono fermi, però hanno la concreta intenzione di ritornare più forti di prima e quindi si stanno allenando anche loro in casa e sono pronti a rimettersi il kimono e a scendere sul tatami. Per quanto riguarda invece Perticone, c'è stato nei giorni scorsi un suo discorso social molto forte, forte e intenso perché ha paragonato il popolo italiano ad una squadra di calcio e lui ha fatto un vero e proprio discorso da leader, da capitano e ha detto che
si era partiti per un obiettivo e ci si è ritrovati a lottare per la salvezza. Ha detto che è più importante il lavoro di squadra piuttosto che il lavoro del singolo e ha chiesto a tutti di stare uniti in difesa, come stiamo dicendo noi, di restare a casa e non uscire, quindi stare uniti, fare il classico catenaccio e lottando e lottare per vincere, perché il lavoro di squadra appunto andrà a portare il risultato desiderato. Bene, abbiamo scoperto un verticone che fondamentalmente non avevo mai visto Ai noi no. ai tempi dei Granata, Neanche in campo. e neanche in campo assolutamente. Il nostro tempo a disposizione è giunto al termine, triplice fischio per noi. Ci rivedremo sicuramente con il nostro appuntamento a casa con Salerno Sport 24 nei prossimi giorni. Saluto l'avvocato Lucio Orlando. Ciao Lucio. Ciao Francesco, ciao Luigi, buonasera a tutti. E ovviamente saluto anche l'amico e collega Luigi Rodato. Ciao Gigi! Ciao Francesco, grazie. Ciao Lucio, grazie anche a te. Ci sentiamo per i prossimi appuntamenti. Un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori. Grandissimo! Da Salerno Sport 24 è tutto. Ovviamente noi, oltre all'hashtag a casa con Salerno Sport 24, vi ribadiamo che bisogna restare a casa. Ciao a tutti e alla prossima!